Ciao, eccomi qua. Allora, come vedete, in questi giorni ho dedicato qualche ora a completare la prima parte del mio quadretto. Ora ho fatto questi 25 centimetri per 10 e ho qualche suggerimento da dare alle principianti, ovviamente a chi vuole iniziare questo nuovo lavoro. Allora, la prima cosa che ho fatto e che ho capito che era di suddividere tutte le bustine dei colori, di suddividerle usando la scatoletta contenente tutti i diamantini. Allora, anziché metterli in ordine di numero, cioè un ordine numerico 1, 2, 3, 4, così, io li ho suddivisi come una tavola di un pittore, mettendo i colori in ordine. Tutti i rossi, i gialli, i verdi, gli azzurri, perché ho visto che poi è molto più facile cercare quando si sarà da cambiare il colore, rintracciarlo. Quindi vi consiglio di fare questo lavoro o tenete le bustine e le mettete in ordine anche voi di colore, oppure riempite questi contenitori. Io avevo un piccolo imbuto, quindi sono stata, altrimenti voi prendete un foglio di carta, lo rotolate in sbieco e vi fate il vostro imbuto. Oppure usate questo cosino qua che riesce ad avere un po' una sorta di imbuto, dovete fare attenzione. Allora, il pennarello che ho usato è un pennarello indelebile, adesso ce l'avevo qua, ma non ce l'ho più. Comunque, un pennarello indelebile, tanto poi con un po' di alcol si riesce a cancellare il numero per riutilizzarli per un'altra volta. L'importante è che prima di iniziare a scrivere i numeri, verifichiate che il lato di apertura sia quello giusto, perché se voi cominciate a mettere, come ho fatto io, a mettere i numeri in questo senso qui, poi vi accorgete che li dovete cancellare tutti. Ecco, qua l'accortezza è quella di chiudere bene il contenitore prima di aprire quello successivo, perché altrimenti fuochi d'artificio, vi si apre tutto il contenitore, vi saltano in aria tutti i diamantini, diciamo così. Ecco, questa qui è la mia tavolozza. Ok, quindi questa è una cosa che vi consiglio di fare. Poi un'altra cosa che ho capito di dover fare è quest'altra. Allora, voi avete praticamente un supporto, insomma, avete questo quadro con questa pellicola. C'è una pellicola trasparente, che è questa, no? Allora, io fino adesso cosa ho fatto? Ho preso il mio cutter, mi sono tagliata una porzione di pellicola in modo da iniziare e non sporcare l'altra parte, perché questa parte qua è alla colla sotto. Quindi, se io avessi tolto tutta la pellicola con la mano scorrendo verso destra, avrei rischiato di sporcare e togliere la colla in questa parte. Però è un po' noioso fare tutte le volte questa cosa qui, poi si rischia di non andare dritti anche se si usa un righello. Allora cosa ho pensato di fare? Adesso toglierò tutta questa pellicola qua. Io tolgo la pellicola, ecco qua, benissimo, metto via la mia pellicola e ho preso un foglio di carta forno, l'ho tagliato in 4 rettangoli da 10 centimetri l'uno, perché il mio quadretto è piccolino, e apporrò questo foglio sopra alla parte che si incolla, ecco qua, in modo che quando deciderò di fare questa porzione non farò altro che tirare via il foglio di carta forno e proteggo la mia parte. Allora, chiaramente io parto da sinistra verso destra, allora metterò prima il mio foglio qua, in modo che quando poi sollevo quello di sinistra non venga via anche questo. Quindi metto via prima quelli di destra, anche se sovrappongono, non importa, non è ancora, cioè questo qui
Ok, dovrebbe andare così. Ecco qua. Questo così. Questo lo mettiamo qua. Benissimo. E questo lo metto qua. Ecco qua. Benissimo. Allora io ho coperto tutta la mia parte collosa. Adesso questo qui lo rimetto un po' meglio e posso iniziare a lavorare nel quadrato che è nella porzione di disegno che preferisco. Così, anziché star lì tutte le volte a tagliarmi un quadratino di cellophane, lo faccio così. Trovo che sia molto meglio. Vi dovrete dotare perciò delle vostre pennine in dotazione. Io ne ho due, una da 3 e una da 7. Sinceramente quella da 7 non l'ho mai usata, quella da 3 sì, vi farò vedere anche come si usa. Ok, metto via questa. Questo qui è il mio, è l'unico che c'era in dotazione e questa è una cera. È una cera che io premo, la scaldo un attimino con le mani in modo che così la sottiglio un pochino ed evito di andare a sporcare i diamantini, perché voi vi accorgerete lavorando che se mettete troppa cera quando andate a prendere a prelevare il diamantino si sporca. Quindi adesso proviamo a iniziare. Facciamo questa porzione insieme. Tolgo questa pellicola, benissimo. Poi voi potete anche decidere di fare delle porzioni più piccole. Io ho visto che quando iniziate poi non vorreste mai smettere, quindi almeno 10 centimetri li fate sicuramente. Dotatevi anche di un paio di occhiali perché io questi qui li avevo già perché facevo dei lavori di bricolage e quindi avevo già questi occhiali qua con le lenti un po' più spesse perché veramente, come potete vedere, sono veramente piccole i simboli che sono disegnati. Ok? Quindi mi metto i miei occhiali, ok? E vedo che qui, spero che riusciate a vedere, qui ho dei simboli che corrispondono alla mia leggenda. Quindi ho questa specie di triangolino che corrisponde al numero 25. Ok? Questo triangolino corrisponde al numero 25, quindi non farò altro che prendere la mia scatolina dei colori dove avrò, ecco qua, anche il numero 25, ok? Adesso lo posiamo, prendo il mio numero 25, verso un po' di questo colore, per quello che vi dicevo, fate attenzione che gli altri siano ben chiusi, altrimenti, scusate. Ecco, bisogna agitare un po' questo contenitore in modo che i diamantini si dispongano nelle scanalature che ci sono e si dispongano così in orizzontali. Ok? Meno ne mettete, ecco qui, gli altri li mettiamo così, dovrebbero restare insomma un po' così più o meno. Appoggiamo qua, prendo la mia penna, apro il mio supporto, qua, facciamo così, benissimo, e vado a prendere un pochino così, facendolo proprio scorrere dentro, e vado a prendere il mio, ecco qua, ok? A questo punto voi lo premete bene in modo che non rimanga sporco. E cominciate a raccogliere i vostri diamantini che rimangono, ecco, appiccicati. È impossibile, anche se ce ne sono alcuni girati a rovescio nella parte piatta, non si riesce a prendere un diamantino dalla parte piatta, si riesce a prendere solo dalla parte del diritto. Quindi è impossibile sbagliarsi. Adesso io lo metto qui, cercando di stare ben dentro. Ecco, una cosa, una volta che avete preso il diamantino e messo sopra, ecco, vedete qui avevo troppa crema, troppa pasta rosa, ecco.
Non lo spostate più, quindi fate molta attenzione a dove lo mettete perché non si sposta più, è talmente colloso che non riuscite più a spostarlo. Questo è il lavoro da fare, praticamente voi andate avanti così. Non vi sbagliate, fate prima tutto quello che c'è in un colore, io almeno io trovo che questo sia meglio, dove ce n'è. Ecco qua, prendete i vostri tac, 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 uno per... All'inizio vi conviene prenderne uno per volta, poi man mano che prendete confidenza ne potete prendere anche tre per volta. Cosa vuol dire prenderne tre per volta? Vuol dire che io avrò la mia penna intinta in questa cera, ok? E laddove sono... ci sono i tre allineamenti fatti bene, posso prenderne tre. Vediamo se riesco a farvelo vedere così. Ecco, ne prendo tre. Prendiamo questi tre. Ecco, rimangono tutti e tre attaccati e quindi laddove c'è una riga con tanti tanti simboli tutti uguali, quindi un po' monotona, voi li potete fare un po' più veloce e prenderne tre per volta. Vi consiglio di non fare le righe tutte attaccate, nel senso che se c'è una riga da 8, ne fate 3, saltate uno e poi ne fate altri 3, perché così vengono meglio, altrimenti non è detto che li abbiate raccolti proprio bene bene, dopo li potete leggermente spostare con quello da 1. E così andate avanti. Tac. Spero che si veda bene qua perché è il mio primo video, quindi non sono molto esperta. Sì, riusciamo a vedere bene. Ok. Ecco qua. Mettete i vostri diamantini. Sentite questo click? È praticamente quando si incolla. Quando la colla della penna è terminata, ve ne accorgete perché non riuscite più a prendere, a prelevare i diamantini e ne mettete dell'altra e così via. Finite tutto prima un colore con il vostro simbolo. Poi iniziate con l'altro. Questo. Quando immagino che invece, quando avremo, cioè uno avrà una tela molto grande, se uno desidera fare un quadro grande, la parte, non so, fate le prime parti così, poi quando arrivate a destra, alla fine, l'ultima parte, iniziate dai diamantini sulla destra perché così scorrete da destra verso sinistra e la parte della mano non va a togliere la colla, non va a sporcare la colla. Quindi continuiamo con questo qua. Ecco, allora cosa ho compreso anche? Che è meglio scegliere dipinti, soggetti, diciamo, molto, con molte varianti di colore, perché così il quadro è meno monotono anche da fare, soprattutto da fare, altrimenti sono una gran serie di colori tutti uguali e diventa, secondo me, un po' monotono da fare, ci si stanca, almeno io sono così. Ok? Che altro mi dimentico? Niente, fate attenzione a non prendere contro alla cosa che vi si capovolgono tutti i colori e buon lavoro e buon divertimento. Vedrete che vi piacerà molto, anche se non le appenderete mai. È un fantastico antistress, quindi così. Quando fate questo vi immergete come tutte le cose manuali, uncinetto, dipingere. Anche leggere, però per leggere io amo leggere,
Ma bisogna essere un po' più concentrati. Questo non richiede nessuna concentrazione, solo così, una roba molto facile, molto semplice. Finiamo questo. Ne prendo tre. Scorrete in questo modo. Tre, ne metto qua. Ecco. Ok. Io ho provato una volta con sette, ma sinceramente non. Questi qua sono rotondi, quindi secondo me con quelli quadrati si lavora meglio. Quando fate l'ordine in internet, dove c'è scritto rotondo o quadrato, non è come pensavo io la dimensione, la forma del dipinto, è la forma del diamantino. Quindi ecco gli ultimi. Fatto. Ah no, ecco qua, ancora uno qui. Qua. Ecco qua si attacca. Posso anche fare così, posso coprire una parte di questo e decidere di fermarmi qua, in modo che così la mano scorre, non si attacca e vado avanti con il mio lavoro. Bene, ci vediamo alla prossima sessione, spero che mi facciate vedere anche i vostri lavori. Ciao, a presto!